Ti sei mai chiesto perché usiamo la moneta cartacea? Probabilmente sai che in passato usavamo metalli preziosi come oro e argento, ma perché le persone hanno accettato di dare via il loro oro in cambio di pezzi di carta senza valore? Dopotutto, l'oro ha un valore intrinseco, la carta no. Quindi perché una persona sana di mente dovrebbe accettare un tale scambio? Beh, la risposta breve è che le persone sono state truffate con l'avvento della moneta cartacea. E la cosa più scioccante è che la stessa truffa che ha reso famosa la moneta cartacea è ancora utilizzata oggi dal moderno sistema bancario. Anticamente i cinesi usavano la carta come moneta, ma la stessa iniziò ad affermarsi solo nel XVII secolo. Tutto ebbe inizio quando l'uomo cominciò ad accumulare più monete di quelle necessarie per gli acquisti quotidiani. E dal momento che servivano più monete, nacque il bisogno di un posto sicuro dove conservarle. Gli orafi, che maneggiavano grandi quantità di metalli preziosi nelle loro botteghe, avevano già costruito cavò sicuri per proteggere il proprio inventario, quindi era abbastanza naturale per loro offrire un cavò ai propri clienti, a pagamento. Ci si poteva fidare dell'orafo, perché egli stesso usufruiva del cavò per custodire la propria ricchezza. Quando le monete venivano riposte nel cavò, l'orafo consegnava al proprietario una ricevuta scritta che lo autorizzava a recedere in qualsiasi momento. In principio, l'unico modo per prelevare le monete dal cavò era che il proprietario presentasse personalmente la ricevuta. Tuttavia, divenne consuetudine che il proprietario si limitasse a girare la ricevuta a un terzo che dietro presentazione potesse effettuare il ritiro. Infine, nacque l'usanza di emettere non solo una ricevuta per l'intero deposito, ma una serie di ricevute più piccole che si sommavano al totale, ognuna con una stampa sopra. Pagamento al portatore su richiesta. Poiché la popolazione si abituò al fatto che queste ricevute cartacee fossero poi veramente supportate da monete reali nel magazzino dell'orafo e che la moneta al bisogno sarebbe stata davvero distribuita in cambio delle ricevute, divenne sempre più comune usare la carta al posto della moneta. Così nacque la moneta cartacea. La carta in sé era senza valore, ma ciò che rappresentava era piuttosto prezioso. Fintanto che la moneta era tenuta in custodia, come d'accordi, non c'era differenza di valore tra la ricevuta e la moneta che la sosteneva. Presto all'orafo venne in mente un'idea per arricchirsi ancora di più e cominciò a far pagare una tassa per tenere al sicuro l'oro. I certificati o le banconote che la gente del paese riceveva in cambio dell'oro potevano essere usati per fare la spesa al mercato, come se fossero delle vere monete d'oro. Tutti erano felici di utilizzare i soldi nella versione di carta perché potevano scambiarli al laboratorio dell'orafo e lui prestava loro direttamente delle banconote, tanto ormai tutti le consideravano preziose come l'oro. Una notte che l'orafo non riusciva a prendere sonno si rese conto di due cose importanti. La prima era che tutti sembravano sereni e felici di accettare la loro ricevuta cartacea. In secondo luogo, fece una breve analisi dello storico della sua attività e notò che non tutte le persone venivano a ritirare tutto l'oro in una sola volta. La maggior parte delle volte l'oro rimaneva lì. Quindi si disse, perché non stampare più banconote per l'oro di altre persone e prestarlo con gli interessi? Ben presto cominciò a prestare l'oro di altre persone e a guadagnarci sopra degli interessi, senza che loro sapessero niente. Ma anche questo stratagemma non era sufficiente per soddisfare la sua avidità. Così iniziò a stampare banconote e prestarle senza che ci fosse alcuna controparte in oro. L'orafo pensò che nessuno lo avrebbe mai saputo, a meno che tutti all'improvviso non avessero voluto indietro tutto l'oro in una volta sola. Così diventò sempre più ricco. Dopotutto, cosa c'è di più redditizio che prestare del denaro che non esiste? Inoltre la gente non immaginava nemmeno che un orafo potesse fare qualcosa del genere. Ben presto tutti cominciarono a prendere in prestito le banconote dell'orafo e il mercato era più affollato che mai, con le persone che facevano acquisti per tutte le cose costose che non avrebbero mai potuto permettersi altrimenti. Bellissime carrozze con magnifici cavalli, splendidi abiti di seta e gioielli scintillanti. Tuttavia, nel frattempo, i negozianti e gli agricoltori raccoglievano sempre più banconote ed il prezzo di ogni bene iniziava a salire. Così iniziarono a chiedersi cosa stesse succedendo. Da un lato si sentivano ricchi, ma dall'altro non riuscivano a tenere il passo con l'aumento dei prezzi. I commercianti cominciarono a rifiutarsi di accettare le banconote e chiedevano sempre più spesso di essere pagati in monete d'oro reali. Alla luce di questo, la gente del paese iniziò a radunarsi nella piazza antistante la bottega dell'orafo. La folla inferocita agitò le ricevute in aria e chiese la restituzione dell'oro, ma l'orafo sbatté la porta del suo laboratorio. Le sue guardie erano davanti alla bottega per impedire ai cittadini di entrare.
Dopo diversi giorni, i cittadini persero la pazienza e sfondarono le file delle guardie e scoprirono finalmente cosa stava realmente accadendo. L'orafo aveva mentito a tutti e nessuno da allora si fidò più della moneta cartacea per molto, molto tempo. Ma passato quel tempo, la gente cominciò a scordare la lezione appresa dalla vicenda dell'orafo. Effettivamente, se oggi ti guardi intorno, i cittadini sembrano tutti sereni e felici di prendere in prestito ancora una volta le banconote dell'orafo. Proprio come i cittadini del nostro racconto, i negozi sono pieni di persone che usano le carte di credito per comprare tutte le cose che non potrebbero mai permettersi, belle macchine e case magnifiche che popolano le strade. Le persone si fanno selfie a ogni pasto, ma non capiscono che il vecchio orafo sta nuovamente tirando fuori i suoi trucchetti e stamperà sempre più banconote finché non diventeranno nuovamente completamente inutili. La storia dell'orafo purtroppo è reale ed è avvenuta nel XVII secolo. È proprio questo che ha portato alla creazione del sistema bancario odierno. Le persone non capiscono che oggi le banche prestano denaro che non esiste, proprio come faceva l'orafo. Vada bene, non sono contraria a prestare denaro e a guadagnare interessi, sono solo contraria a prestare denaro che non esiste. Ad esempio, se hai lavorato duramente per acquistare un'auto e poi hai deciso di noleggiarla ad altre persone, hai il diritto di riscuotere il reddito della locazione, perché stai mettendo a rischio la tua proprietà. Infatti, hai sacrificato diversi anni della tua vita per guadagnare i soldi per comprare quell'auto. Allo stesso modo, se hai guadagnato 10.000 euro e li hai prestati al tuo amico, hai diritto a riscuotere gli interessi. Rispetto a ciò, il nostro sistema bancario semplicemente noleggia un'auto che non esiste e riscuote interessi su quell'auto immaginaria. E questa non è un'esagerazione, è realtà. Ora, non mi sto solo chiedendo se è legale riscuotere interessi su qualcosa che non esiste, mi chiedo perfino se è considerabile etico fare una cosa del genere. Oggi le persone credono che quando vanno in banca per prendere in prestito denaro, stanno prendendo in prestito denaro di altre persone che è stato depositato in precedenza. Credono che qualche pensionato o medico abbia depositato i propri soldi in banca e che la banca prenda quegli stessi soldi depositati per prestarli a loro. Non funziona così. Un altro gruppo di persone, tra cui la maggior parte degli studenti di economia e perfino gli insegnanti, crede che le banche commerciali prestino denaro, o meglio creino denaro, utilizzando un sistema chiamato riserva frazionaria. In questo sistema, le banche possono detenere una certa percentuale dei depositi come riserve, diciamo il 10%, e prestare il restante 90%. La persona che riceve questo 90% come nuovo prestito lo deposita a sua volta nella sua banca, e quella banca fa la stessa cosa, tiene il 10% e presta il 90%. Questo processo si ripete più volte. Nelle università e nei libri di testo di economia, questo modello è descritto come il metodo principale utilizzato dalle banche commerciali per concedere prestiti, ma non rispecchia la realtà. Puoi riscontrarlo anche da solo se guardi i tassi di interesse sui risparmi. Poiché questo modello implica che le banche dipendano dal risparmio per fare i prestiti, in poche parole qualcuno deve risparmiare e depositare denaro nella sua banca in modo che la banca possa tenerne una parte come riserva e prestare il resto. Tuttavia oggi solo una piccolissima percentuale di persone detiene dei risparmi. Infatti i risparmiatori sono sempre svantaggiati e le banche non pagano quasi nulla per i conti di risparmio. Ora, le banche sono davvero dipendenti dai risparmiatori? Ovviamente no. Quindi spero che tu possa vedere la differenza tra la realtà e ciò che dicono i libri di economia. Personalmente mi sento triste perché ho finito l'università con un'idea sbagliata sul denaro e sulla creazione. Fino ai tempi recenti, credevo che il sistema della riserva frazionaria fosse davvero il metodo con il quale le banche creano denaro. Se neppure gli studenti di economia sanno come funziona il denaro e come viene creato, allora siamo in guai seri. Sono sicura che in questo momento ti stai chiedendo, ok, se il modello della riserva frazionaria non è il metodo con cui le banche concedono prestiti, allora come lo fanno? Bene, la risposta breve è che dopo aver firmato il prestito, l'impiegato responsabile della banca apre il computer e digita semplicemente i numeri nel tuo conto. Questo è tutto. C'è anche qualche trucco contabile in mezzo, ma non approfondiamo perché tanto non cambia il fatto che alla fine dei conti stanno semplicemente digitando numeri. L'unica differenza tra l'orafo e la banca moderna è che l'orafo non aveva un computer ma usava carta e penna. Nel momento in cui firmi per un prestito, le banconote vengono magicamente create. Sei tu che stai creando denaro proprio perché lo stai prendendo in prestito. Se smettessimo di prendere in prestito e restituissimo tutti i nostri debiti, i nostri soldi scomparirebbero nel computer da cui provengono. Vorrei concludere questo video con un'importante lezione della storia dell'orafo. Questa storia ci insegna che gli umani sono avidi e che non possono resistere alla tentazione del denaro gratuito.
Se lasci alle persone anche una minima possibilità di imbrogliare il sistema, alla fine lo faranno. Possiamo anche assumere questa lezione come una legge naturale. Questa legge è sempre vera se guardi al passato. Ogni volta che il governo e la banca centrale si accingono a manipolare l'offerta di moneta, indipendentemente dall'intelligenza o dalle buone intenzioni, i risultati sono sempre inflazione, caos economico e sconvolgimenti politici. Solo negli Stati Uniti ci sono state ben 3 banche centrali. Quella attuale è la 4ª banca centrale, creata nel 1913. Ci si potrebbe chiedere cosa è successo alle 3 precedenti. Bene, tutte e 3 hanno causato inflazione e creato caos, perché nessun politico può resistere alla tentazione di stampare denaro. Dopotutto, perché aumentare le tasse e crearsi problemi se puoi stampare denaro in silenzio? Pertanto, affinché una nazione possa godere di prosperità economica e tranquillità politica, il potere monetario dei suoi politici deve essere limitato. Tuttavia, se si guarda alla storia, non ci sono prove che questa legge sia stata seguita dall'uomo moderno. Se desideri sapere di più sul sistema bancario moderno e sul sistema monetario, e te la cavi anche con l'inglese, ti consiglio vivamente di leggere il libro intitolato The Creature from Jekyll Island. Questo video è basato su uno dei capitoli del libro e ci sono molte altre lezioni importanti che vale la pena leggere. Ah, ho realizzato un altro video che spiega come viene creato e controllato il denaro oggi. Probabilmente lo stai visualizzando sullo schermo in questo momento. Grazie per la visione.